Una chiesa cattedrale gremita di gente, di diverse etnie, di diverse culture, unite però dalla medesima fede in Cristo Signore. Questo è il significato ultimo della solenne celebrazione nell'Epifania dei Popoli, giorno della manifestazione del Figlio di Dio alle genti. Come tradizione, la messa, organizzata dal Centro Missionario Diocesano, ha visto la partecipazione delle diverse comunità cattoliche di immigrati presenti in città. Ad animare la celebrazione un coro romeno, un gruppo folcloristico dello Sri Lanka e uno del Ghana. A presiedere il nunzio apostolico in Siria, il cardinale Mario Zenari, che durante l'omelia ha ricordato la sua missione nel testimoniare la fede. Da 40 anni il Signore mi ha concesso di essere al servizio del Papa in varie nunziature apostoliche, in 4 continenti e in circa 20 nazioni. La maggior parte di questi paesi, dove sono stato e dove sono tuttora, sono nazioni in via di sviluppo, con gente meno fortunata di noi, semplice, che trova gioia e consolazione nella fede. Ai poveri è più facilmente concesso questo dono e questa gioia. Durante la Santa Messa non poteva non essere rivolto un pensiero ad una preghiera per Kofi Boateng, il giovane ghanese morto di freddo poche settimane fa. Ma pressante anche l'appello del Cardinale alle famiglie di oggi, all'educazione dei figli, all'unità. La festa odierna, oltre alla gioia per il dono della fede, ci ricorda anche il nostro impegno di testimoniarla con la parola e con la vita. Cominciare dalla famiglia, piccola chiesa. Voi, carissimi genitori, dovete essere i primi testimoni e catechisti dei vostri figli. Essi sono spesso abbagliati da tante luci che poi tutto ad un tratto si spengono. Indicate loro la stella che non tramonta e che sola può dare la vera gioia. Non portateli in chiesa solamente il giorno del battesimo o bianco vestiti nel giorno della loro prima comunione e cresima. Non lasciate che si smarriscano e perdano il senso del Natale dietro a Befane e Babbi Natale.